Luca Onestini sulla rottura con Ivana Misterazzova ammette: sto male. Non è facile. Luca Onestini. Lo sfogo dopo la fine della relazione con Ivana Misterazzova. Sto male. Non è mai facile. La storia d'amore tra Luca Onestini e Ivana Misterazzova, nata durante la loro partecipazione al noto reality show Grande Fratello VIP, è giunta al capolinea. L'ex GF fino oggi ha perso la pazienza. Per il fatto che sul web si mormora che lui sia stato sorpreso in compagnia di Maria Laura De Vitis. L'ex fidanzata di Paolo Brosio. Oltre a smentire l'indiscrezione che lo riguarda facendo sapere che non si tratta di alcun flirt. Luca ha rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Ivana ammettendo: andrò avanti. Quindi sto male adesso? Sono stato male ieri. Starò male i prossimi mesi perché una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Ivana Misterazzova e Luca Onestini non stanno più insieme. Lui confessa: grande sofferenza. Da alcuni giorni Luca Onestini e Ivana Misterazzova, che formavano una delle coppie nate al GF VIP, si sono lasciati. Nelle scorse ore l'ex GFino è finito nuovamente al centro del gossip, poiché sarebbe stato avvistato con Maria Laura De Vitis. Conosciuta dal pubblico per essere stata fidanzata con Paolo Brosio. Luca per iniziare ha messo a tacere i pettegolezzi che stanno circolando sul web su di lui, pronunciando le testuali parole: onestamente mi sono rotto tutti i giorni di leggere cose su di me. Titoli assurdi. Ogni giorno c'è una ragazza diversa. Ci sono dei parassiti sul web che alcuni di voi purtroppo seguono. Io vi consiglio di non ascoltarli più. Alla decima che vi raccontano se continuate a crederci allora è colpa vostra. Perché non capite che si inventano notizie. A questo punto Luca si è lasciato andare a uno sfogo per la recente rottura con Ivana. Vengo da un periodo veramente molto complicato di grande sofferenza. Luca Onestini. Il retroscena sulla rottura con Ivana Misterazzova? Sono stato lasciato. Luca Onestini, dopo aver sottolineato di star cercando di distrarsi, ha aggiunto: di conseguenza io cerco di divertirmi. Ma vi ripeto che non è facile.
Quindi a maggior ragione avere questa mancanza di rispetto di attaccare in questo periodo qua vuol dire che proprio non devi avere un'anima. L'ex GF fino che lo scorso mese ha attaccato l'isola dei famosi Spagnola. Dopo aver ribadito di leggere notizie che lo associano ad altre donne, riferendosi al fatto che lui e Ivana Misterazova non stanno più insieme, ha chiarito: io sono stato lasciato su WhatsApp dopo 4 anni. E come se non bastasse, devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando?